sempre liquido che scende nello stacco. Oro, siamo oro, la matrice dell'ennesimo artefatto. State? Bene, ciao. Come vi chiamate? Siamo l'Indianizer. Io mi chiamo Riccardo. Marco. Salvatore. E Gabriele. Da dove è uscito il nome Indianizer? È uscito ormai 10 anni fa durante un ritorno da una data in Puglia in cui eravamo rimasti bloccati nel traffico. È un nome che racchiude un senso di comunità. Come è nato il gruppo? È nato più di 10 anni fa, dalle mani di Riccardo e suo cugino, Federico Bianciola, che salutiamo sempre, e da progetto più risergico si è trasformato sempre di più in una rock band, aggiungendo vari elementi e facendo uscire 3 LP, e adesso siamo qua, così, in questa... In 4. No, 4 LP. 4 LP. E di dove siete? Torino, possiamo dire. Secondo voi Torino ha influito la musica che fate? Direi... Volenti o nolenti di sì. Esatto. E che musica fate? Facciamo... Diciamo, a noi piace definirlo Psych Tropical Beat, almeno il grosso di quello che facciamo. Poi in realtà abbiamo delle sfaccettature, però sicuramente c'è una componente rock, c'è una componente psichedelica, ma c'è anche un'attitudine preponderante al ballo, cioè una musica percussiva che ti porti a muoverti. E quali sono i vostri riferimenti musicali per questo progetto? Gramsci in primis, secondo me. Kropotkin, perché secondo me è anche fondamentale, e in generale tutto il confederalismo democratico. Vabbè, più seriamente, cosa possiamo dire? Tutta la musica psichedelica, sono tante sfaccettature della world music in generale, rock psichedelico. Non si dice più, è world music. Non si dice più, no. Magari fra 4 mesi. Come lo diciamo? Sì. Musica del mondo. Non si può dire neanche. Neanche. Noi facciamo la musica. La musica. No, diciamo che velocemente c'è una componente, come dire, rock, quindi la musica anglosassone, e quindi ti posso dire dai Beatles all'Animal Collective, quindi quella visione psichedelica ma anche melodica. Dall'Animal Collective c'è una parte più sperimentale sui suoni. E poi però siamo, come dire, anche figli illegittimi di, non so, Fela Kuti, oppure quindi l'Afrobeat, oppure la musica sudamericana come i Meridian Brothers e queste cose qua. Questo come mestiere o avete altre carriere parallele a questo? Facciamo tutti altre cose, buttiamo molte energie sulla musica e la musica è molto centrale nella vita di tutti e quattro. E cosa vi spinge a suonare? Andare sul palco? I soldi? Il confederalismo? Il confederalismo? Peppa Pig. Cosa ci spinge ad andare sul palco? Ci spinge, non so, la voglia, dai. La fame. La fame.
Non la fama in senso... La fama. No, direi la... Non so, poi probabilmente ognuno ha una propria idea. Per quanto mi riguarda, penso sia proprio per quella sensazione, dirò, un po' magica che si crea durante i concerti. Cioè, il fatto che quella cosa sta accadendo in quel momento e c'è un'energia che non si ripeterà. Come avviene il processo creativo che vi porta a creare le vostre canzoni? Ci sono tante idee che arrivano da casa, ma poi vengono messe in prova, in loop, le suoniamo finché a volte cambiano anche forma. Insomma, c'è bisogno di un processo in sala in cui passa in una mega lavatrice che siamo noi. Da cosa siete ispirati? Sto difficile proprio definire. Coscientemente non saprei. Personalmente lo trovo sempre come un mezzo per sfogarsi, quindi in base a quello che ti succede nella vita puoi essere più positivo o negativo, diciamo, nel processo creativo, tendenzialmente negativo, comunque aiuta a sfogare qualcosa di anche di inconscio, o almeno che percepisci come tale, provi a tirarlo fuori. In fase di registrazione vi fate dare una mano da qualcuno? O... Facciamo tutto da soli adesso, perché Salvatore ha uno studio dove anche proviamo, si chiama La Bucaniera Melle, vicino a Cuneo. Ed è una residenza per artisti con studio di registrazione. Dove io e lui anche stiamo producendo delle band, e il nostro materiale, insomma, facciamo le prove lì e ci chiudiamo a scrivere. Lì è dove ad esempio abbiamo scritto gran parte dei pezzi, quasi tutti i pezzi, a parte un paio. Così avete una sorta di scusa per scappare da Torino? Io vivo lì. Sì. Ah, ok. Quindi, però noi altri sì. Noi scappiamo volentieri. I vostri brani hanno anche dei testi? Sì. Di cosa parlano? Sono molto immaginifici come testi. Diciamo c'è più la ricerca di... Anche se all'interno si possono riconoscere delle storie, c'è più la ricerca di una visione per immagini, invece di, come dire, un racconto che sia come dire, razionale dall'inizio alla fine. E adesso abbiamo anche cambiato molto l'approccio, perché ora scriviamo in italiano e quindi anche l'approccio ai testi, ovviamente per questioni linguistiche ma anche di fonetica, è cambiato. E cambia anche la musica. E cambia anche la musica, sì. Diciamo abbiamo degli elementi che ritornano soprattutto nel disco nuovo. E anche nel disco nuovo ci sono appunto molti rimandi a questioni, come dire, un approccio alla collettività, al senso di comunità, come dicevamo per il nome. Palco vi piace o vi terrorizza? Ma direi che ci piace molto. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? L'alcol.
Il pubblico. Il pubblico. Non è mai mancare. Se no non ha senso farlo. Dal punto di vista prettamente estetico, vi piacciono le visual, come siete vestiti, piuttosto che le luci? Riuscite a integrarli nei vostri spettacoli? Beh, direi di sì, no? Cioè, abbastanza attenzione a quell'aspetto. Cioè, sì. In genere. Sia sul vestirsi, cioè, attenzione sul vestirsi, magari non proprio, come dire, miratissima, però c'è un'idea, secondo me, ben precisa. E anche abbiamo come luci quando c'è la possibilità, sì. A casa tutti quanti abbiamo dei vestiti Indianizer che utilizziamo. Stracciare i concerti. Gli è mai capitato anche di fare dei tour? Sì, siamo stati in giro anni praticamente. E come gestite questo aspetto? Sì, molto bene. Sì, esatto. Vi piace andare sì, a fare? Sì. È una bella sfida. Tendenzialmente c'è un approccio collaborativo. Siamo tutti focalizzati su quello che è l'obiettivo, cioè di comunque fare qualcosa che faccia divertire in primis noi e poi gli altri, quindi anche le 8 ore di furgone cerchi di non farle pesare. Siamo stati un sacco di tempo insieme, non abbiamo mai litigato. Vabbè. Più di un matrimonio. Sul palco che strumenti portate? Cioè abbiamo batteria, sintetizzatori, synth basso, organo e pianoforte, chitarra e voci. Che tipo di strumentazione? Vintage? Moderna? Un mix. Io uso un organo degli anni 70, ma un piano elettrico moderno. Durante il lockdown avete continuato a scrivere oppure non siete riusciti a farlo? No, anzi, è stato il periodo in cui abbiamo prodotto di più. Sì, forse più in tutta la nostra storia. Abbiamo tirato giù idee di brani, alcuni appunto sono finiti nel disco nuovo, altri invece sono lì che aspettano di essere tirati fuori. E poi nel lockdown abbiamo finito anche il disco vecchio, perché nel lockdown... Ah già, abbiamo finito Radio Totem, sì. Che è uscito poi nel 2021, sì, giusto? Sì. Sì. Quali sono stati i nomi dei dischi che avete fatto? I titoli? Titoli, sì. Neon Hawaii. Jungle Beatnik prima, anche se, vabbè, non l'abbiamo fatto mai. Sì. Neon Hawaii. Zenith, Nadir e Radio Totem. Avete anche in previsione di far uscire il nuovo release? Nella primavera prossima uscirà questo un nuovo disco che abbiamo appena finito di mixare, che si intitolerà Oasi. Per che etichetta? Per Goodfellas. E anche quelle prima... Storie diverse. Sì, prima alcuni li abbiamo autoprodotti, altri sono usciti con musica altra di Alessandro Gambo. Tega, bravo, con i CPC Maxigros.
Avete anche fatto dei video promozionali per i vostri album? Sì. Di solito a chi vi affidate le idee per il video? Ci siamo affidati soprattutto, tendenzialmente cerchiamo di utilizzare il mezzo del videoclip non come un modo per raccontare noi stessi, cioè, ma per anche in quel caso a tramite l'immagine creare un immaginario, appunto. Ci siamo rivolti tendenzialmente a nostri amici, collaboratori, videomaker che tramite o un lavoro più di grafica o anche un lavoro di rielaborazione di materiale preesistente o in certi casi anche filmando cose ex novo hanno cercato di rappresentare al meglio il messaggio delle canzoni. Social, li usate, li odiate? Boh, li usiamo, non li odiamo, il giusto, no, direi. Non siamo neanche proprio innamorati. Ma siamo proprio i social media manager, però insomma, ci proviamo. Cosa pensate della scena musicale italiana? Della scena cioè sommersa o della scena? Underground, sì. Ma negli ultimi anni ci sono un po' di nuove energie, secondo me. Soprattutto per quanto riguarda magari tutto il garage, tutto questo nuovo filone che è nuovo. Sta riuscendo, che nuovo non è. E poi secondo me la musica, il cantautorato, proprio quello più ampio, si sta contaminando molto con i suoni di elettronica, eccetera, comunque contaminazioni in generale, e sta tornando a essere molto interessante e molto seguito. Cioè, però secondo me più che della scena, inteso come gli attori, i musicisti, secondo me bisognerebbe parlare più del fatto che mancano i posti, mancano gli spazi e manca... Cioè, non c'è una scena. Non c'è... No, no, ma la scena c'è anche volendo, però... fatica, si fa fatica, proprio perché mancano i luoghi in cui suonare, ce ne sono sempre meno, mancano sovvenzioni... c'è un discorso più ampio secondo me da fare. Il fenomeno Maneskin? Secondo me c'è un positivo effetto Maneskin. Nel senso che, siccome sono una specie di enciclopedia del rock, i ragazzini hanno riscoperto il rock. Poi sembra più un fenomeno di spettacolo che musicale, di costume, bravo. Cioè la musica non penso non piaccia sinceramente a nessuno. Sì, sono più un fenomeno di costume. Però... forza Maneskin per quanto mi riguarda, non ci vedo niente di male. Salutiamo casa. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Pink Floyd, Animal Collective, però dico, vabbè. E Matteo Castellano, che secondo me è imprescindibile, è local. Matteo Castellano, sì. Lui è uno che dovrebbe essere sui libri. Che ne so, Miles Davis, Jimi Hendrix. Il Papa. E Gramsci. Faccio anch'io questa ascesa così e ti dico, Radiohead, Viterbini, qualsiasi cosa faccia, e cantautore italiano, Edda. Paolo Conte, Schumann. Fa schifo Schumann, tra l'altro, è proprio uno che non sopporto. Però lo devi conoscere. Lo devi conoscere, sì. Semplicemente Marco. Molte grazie. Grazie, ciao. Ciao.